Nelle ultime ore lei ha parlato anche del mercato di gennaio, o comunque ha detto cercheremo, potremo, vedremo se potrà tornare Gianluca alla Padula a Pescara, c'è qualcosa di vero? Non ho detto così, ho detto probabilmente un'altra cosa, cioè ho detto che alla domanda se il Milan facesse uscire la Padula lei lo riprenderebbe, ho detto chi non lo riprenderebbe. E poi ho detto anche che la Padula, siccome si parlava di flop, la Padula non è assolutamente un flop, perché se un giocatore che fa 70 minuti in tutto, forse neanche li ha fatti, si debba ritenere un flop la Padula, io non sono d'accordo, ma questa è una mia valutazione, un mio giudizio, poi magari altri la pensano in maniera diversa, ma non ho detto riprendiamo la Padula, mi hanno fatto una domanda e ho dato una risposta. Ultimissima battuta, su queste prime 7 giornate di campionato, il presidente Sebastiani che voto darebbe al Pescara? Ma io do una sufficienza piena al Pescara, perché ha fatto quello che doveva. Noi dobbiamo lottare per salvarci, non dobbiamo lottare per andare in Europa. E quindi sapevamo che il cammino era duro e difficile, e quindi noi stiamo facendo quel campionato qui e lì. Poi siamo stati anche un pochettino sfortunati, perché probabilmente avremmo meritato di raccogliere qualcosina in più. E soprattutto magari anche con gli attaccanti che si continuano a dire ci vogliono le punte, io l'altro giorno ho avuto modo di dare un'occhiata, una sbirciata alla classifica dei cannonieri. Se guardiamo la classifica dei cannonieri della Serie A, i primi 10 di questa classifica sono giocatori che a Pescara non verrebbero nemmeno in vacanza per costi e qualità. E dopodiché ci sono i nostri, perché dopodiché c'è Manai che ha fatto 2 gol, c'è Baybeck che con 30 minuti ne ha fatto 1, e quindi noi tutto questo bisogno di tutte queste punte che fanno tutti questi gol non li vedo, perché poi tutte le punte di cui si è parlato e dovevano venire a Pescara fino a oggi o non giocano o non hanno ancora fatto gol.